Buongiorno e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con la prima notizia. Il ceppo inglese del coronavirus è già atterrato nel nostro paese ben prima che il ministro degli esteri Luigi Di Maio decidesse di chiudere il tratto aereo con la Gran Bretagna. Infatti ieri è stato constatato almeno un caso documentato di un paziente positivo al Covid-19, ma a questa mutazione del virus che per ora dicono gli esperti è sì più contagiosa ma non più letale. Dalle prime indagini in campo medico-scientifico, i vaccini non dovrebbero avere problemi nel proteggere anche dalle mutazioni del coronavirus, ma intanto il governo e non solo prendono provvedimenti. In Campania già ieri mattina è stata disposta la misura di una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che fossero atterrati dalla Gran Bretagna prima del blocco della circolazione con il paese di Boris Johnson, che, preoccupato dal nuovo incremento dei contagi, ha annunciato un nuovo lockdown natalizio che ha provocato fughe di massa da Londra e dalla City verso le campagne. E a proposito di coronavirus, sono 15.104 i nuovi casi in tutta Italia, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, con 137.240 tamponi effettuati per una percentuale di incidenza dell'11%, in aumento di ben 1,8 punti percentuali rispetto al giorno precedente. Sono poi 352 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore, scendono di 41 persone, le persone in terapia intensiva in tutto il paese. Stesso discorso per i reparti Covid, meno 206 posti letto occupati in tutta la nazione. Il bollettino della Regione Campania segnala 891 nuovi positivi, secondo l'ultimo prospetto dell'unità di crisi. I tamponi effettuati sono stati 14.109 per un'incidenza del 6,31%. Lievemente in aumento di qualche decimo di percentuale rispetto a ieri. I decessi sono 11, di cui 4 nelle ultime 48 ore, 7 nei giorni precedenti, ma contabilizzati oggi. I guariti segnalati dal bollettino sono 1.104. La situazione dei reparti Covid vede 1.554 persone ricoverati su 3.160 posti disponibili, mentre nelle terapie intensive sono 119 posti letto occupati su 656 disponibili. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ritorna sulla decisione del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di mantenere la zona arancione fino al 23 dicembre in tutta la regione. Ci vuole rispetto per le persone, ha detto De Magistris. I cittadini non sono sudditi. Dopo giorni di anticipazione, venerdì il governo annuncia le misure per Natale, zona rossa con intervallo di arancione. Lo stesso governo prevede la zona gialla in Campania, che era arancione dal 20 al 23 dicembre. Quindi bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e pub si preparano ad aprire dopo settimane di chiusura. Sistemano i locali, chiamano il personale, comprano le materie prime. Noi prepariamo un'ordinanza per consentire alle forze di polizia di intervenire meglio in caso di assembramenti, in modo da garantire circolazione delle persone e funzionalità delle attività commerciali. Dopo 24 ore dalla decisione del governo, senza avvisare nessuno, arriva l'immancabile ordinanza del presidente della regione Campania, che istituisce nuovamente la regione, la zona arancione, con buona pace di tutti quelli che si erano organizzati per far funzionare al meglio sotto Natale l'entrata in vigore temporanea della zona gialla. Eppure nei giorni scorsi ci sono stati più incontri tra governo e regioni. Uno stabilisce una linea, l'altro la rinnega in mezzo ai cittadini. Siamo alla schizofrenia istituzionale, ha detto De Magistris. Uno inadeguatezza, confusione, contraddizioni, assenza di chiarezza, poca trasparenza. Ma come deve comportarsi il cittadino di fronte a tale mancanza di rispetto? Davvero non ci meritavamo tutto questo in un Natale già triste ed amaro. Per martedì 22 dicembre sarà proposta una mobilitazione in favore della caffetteria di Via dei Vergini, incendiata dopo che i titolari si erano rifiutati di pagare il pizzo, un'iniziativa lanciata dal consigliere regionale d'Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, dallo scrittore Maurizio De Giovanni, dal conduttore radiofonico Gianni Simioli, dalla pasticceria Poppella. Edoardo, 24 anni, e suo fratello Andrea, di 21, sono i titolari della caffetteria di Napoli di Via Vergini, riaperta nel 2018, dopo che nel 2017 fu data alle fiamme perché i fratelli non si piegarono alle richieste del racket. Dalla riapertura però è stato segnalato che, per paura di ritorsione, molte persone hanno smesso di prendere il caffè da loro, come spesso accade purtroppo in una società dove i criminali vengono osannati e gli eroi, le vittime e i coraggiosi che denunciano invece troppo spesso vengono abbandonati e dimenticati. Rispetto delle norme anticovid abbiamo lanciato una mobilitazione per aiutare questi ragazzi a rilanciare la loro caffetteria. Chi lotta contro la criminalità va premiato, non ostacolato, hanno sottolineato i promotori. Invitiamo tutti a non abbandonare questi ragazzi il 22 dicembre
Alle ore 10 saremo lì per un caffè sospeso come atto d'amore per chi contrasta la criminalità e la lotta per la legalità, hanno detto gli organizzatori. Ho ricevuto la segnalazione di un episodio a dir poco inquietante accaduto sabato sera ad Orta e Atella, l'ha dichiarato il consigliere regionale d'Europa Verdi Francesco Emilio Borrelli, dove un autobus della CTP è stato centrato da un'auto in corsa, probabilmente con un sasso o un altro oggetto contundente che ha sfondato il finestrino sul lato guida. Solo per un miracolo l'episodio non si è trasformato in un qualcosa di molto più grave, considerando il mezzo in movimento avrebbe potuto essere una strage. Al conducente va la mia piena solidarietà per l'accaduto. Mi auguro che sia possibile risalire attraverso immagini di telecamere o testimonianze di chi ha assistito all'episodio, agli autori di questo gesto criminale, che gli stessi vengano puniti in modo esemplare. Non possiamo consentire che chi attenta alla vita altrui in questo modo la faccia franca. Il mio appello va a tutti coloro che possono offrire una traccia alle forze dell'ordine a non esitare. Già, i bus in circolazione sono pochi e poi quelli che circolano sono oggetto di atti di vandalismo e vengono distrutti, e allora vuol dire che è stato superato ogni limite, ha affermato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Sono 192 i nuovi casi in provincia di Caserta di coronavirus, secondo l'ultimo bollettino dell'ASL provinciale. I tamponi effettuati sono stati 2.659, per una percentuale di positività ai test del 7,1%, in aumento di quasi un punto e mezzo percentuale rispetto al giorno precedente. Si segnala nel bollettino anche un decesso avvenuto a Casal di Principe e 250 guariti. Il maggior numero di nuovi casi è avvenuto ad Aversa con 15 nuovi positivi, Lusciano con 14, Santa Maria Capovetre con 12 e Maddaloni con 10 nuovi casi certificati. Passiamo allo sport. Il peggior Napoli della stagione cede sul campo della Lazio per 2-0 sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis. La squadra di Mino Gattuso per la prima volta non entra mai in partita, sembra stanca, spenta, arrendevole sin dalle prime battute senza avere neanche una reazione e cancella quanto di buono fatto nella gara precedente mettendo sotto linea a San Siro. Ancora alle prese con i fastidi all'occhio, Rino Gattuso deve lanciare post partita al Vicericcio, ma la sua reazione non tarda ad arrivare. Dall'allenamento pomeridiano di quest'oggi la squadra resterà in ritiro al centro tecnico di Castelvolturno fino alla gara Cortolino, una sfida che Gattuso affronterà senza Koulibaly e Lozano, usciti infortunati dall'Olimpico, che vanno ad aggiungersi a Mertens e Osimhen, assenze di rilievo che hanno cambiato anche il volto alla squadra. Rientrerà Insigne dopo la squalifica, giocatore chiave anche vedendo le prove di Mario Rui e Zielinski, totalmente persi senza il punto di riferimento negli scambi stretti sulla catena mancina. La casertana crolla in casa per 3-0, inevitabilmente, in un pomeriggio nero per la storia del calcio italiano e non solo. I Falchetti contano 15 positivi ed hanno giocato in 9 uomini, benché falcidiati dal coronavirus. Le dichiarazioni del post partita sono del presidente D'Agostino e del mister Guidi. Ascoltiamole. Una cosa scandalosa, vergognosa. Mi vergogno di far parte di questa lega. Se questo è il calcio, vuol dire che io non c'entro niente. Mi dispiace, mi sento deluso, offeso e preso in giro dalla Lega, da tutti. Non ho mai visto una cosa del genere. Cosa pazzesca, ci hanno fatto fare sette volte i tamponi in una settimana. Per far sì che arrivavamo a domenica a giocare in 9. Me ne vergogno e chiedo scusa a nome di tutti, di Caserta, della società, di casertani e dei tifosi, però purtroppo siamo rappresentati male, anzi malissimo. Prendo le distanze da queste persone. Quindi farò anche le mie valutazioni e a breve comunicherò le mie intenzioni. Vorrei anche dire qualche cosa al presidente. Quale presidente? A quel signore che è andato via. Ha messo a rischio che poteva succedere veramente un focolaio. Io spero non sia successo niente. Tre dei nostri calciatori si sono sentiti male prima della partita, quindi abbiamo tenuto opportuno fargli fare il tampone.
quindi tampone no, sì, credo di sì. Quindi il tampone ci avevano dato 40-50 minuti per avere l'esito. I ragazzi hanno dovuto giocare. Quindi abbiamo giocato con tre ragazzi ipoteticamente positivi. Io spero che quando ci daranno i risultati sono negativi, ma per loro, non per, né per la Lega, né per il suo presidente, che è un caino. Li ha mandati a morire. Allora, qui non ha più senso parlare di calcio. Qui bisogna avere una visione più grande. E purtroppo ho assistito a delle scene, ho ascoltato delle parole veramente pessime che hanno anteposto gli interessi personali invece del bene comune e la salute. Il momento del paese è difficile, ed è difficile per tutti quanti. Tutti quanti abbiamo una famiglia, tutti quanti abbiamo dei bambini. E sentir dire da un dirigente della Viterbese che no, noi dobbiamo andare in campo perché non siamo noi a dover scegliere se giocare o no, beh, ecco, forse in quelle parole esiste l'uomo che lo riempie, che non è un uomo. E mi ha preso per esempio la partita che ha vissuto con la Vibonese, dove il focolaio che ha vissuto della Viterbese è andato a Vibo perché la Lega l'ha mandata a Vibo Valentia a giocare, è scoppiato un focolaio, tra l'altro il presidente della Vibonese è stato malissimo, ricoverato all'ospedale, nonostante ci fosse passato, ha voluto giocare perché era una partita troppo importante in chiave salvezza. Ecco, su queste parole, quando uno antepone i propri interessi, invece che alla salute dei suoi ragazzi, alla salute dei suoi giocatori, alla salute della propria famiglia, vuol dire che a malincuore devo essere oggi scurrile, è un uomo di merda. È un uomo di merda, che non è giusto. Tre giocatori sono scesi in campo che stavano male. Se succede qualcosa andrebbe querelato. E allo stesso tempo la Lega chi ha tutelato? Nessuno, nessuno! Ed è andato via! Ha avuto il coraggio anche di andare via! E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con Informazione di Teleprima continuerà alle ore 13:30. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.